Ben ritrovati amici, oggi parliamo di prevenzione cardiovascolare. Siamo in compagnia del dottor Gian Ludovico Magri, che è il direttore dell'unità operativa di riabilitazione cardiovascolare. Ben ritrovato dottore. Buongiorno a tutti. Allora, una delle patologie più diffuse nella popolazione è proprio la cardiopatia ischemica. Ma come prima cosa, dottore, le vogliamo chiedere che cos'è? Allora, la cardiopatia ischemica, col termine cardiopatia ischemica, intendiamo uno spettro di patologie che hanno un comune denominatore, che è lo squilibrio tra le richieste metaboliche del cuore e l'apporto di ossigeno al cuore stesso. Per spiegarlo in termini un po' più semplici, diciamo che il cuore è un muscolo che svolge con le sue contrazioni quotidiane la funzione di spingere il sangue e tutti i nutrienti, ossigeno e sostanze nutrienti, a tutto il corpo per permettere il funzionamento ottimale di tutti gli organi e gli apparati. Ma il cuore stesso, essendo un muscolo, ha bisogno di essere nutrito, quindi di ricevere nutrimento e ossigeno. Questo avviene tramite delle arterie, che si chiamano coronarie, che avvolgono il cuore e con le loro diramazioni portano sangue, ossigeno al muscolo cardiaco. Quando si verifica quello squilibrio di cui stavamo parlando prima? Quando, per meccanismi, diciamo, di formazione di una patologia che si chiama aterosclerosi, si formano degli accumuli di grasso, di sostanze grasse, all'interno delle arterie, di queste arterie coronarie, che sono due, e piano piano viene ristretto il lume di queste arterie, cioè si restringe. È come se fossero delle incrostazioni in dei tubi. Questo fenomeno comincia a manifestarsi clinicamente, a dare delle manifestazioni cliniche, quando noi richiediamo al cuore un lavoro in più. Quindi quando facciamo uno sforzo, per esempio, quando facciamo uno sforzo in salita, quando lavoriamo al freddo, per esempio, può comparire un sintomo della cardiopatia ischemica. Ma questo processo è un processo progressivo che porta a un evento molto più drammatico, che è quello della chiusura completa dell'arteria coronaria. La chiusura completa dell'arteria coronaria si verifica quando c'è l'infarto acuto del miocardio. È una evenienza drammatica, con conseguenze potenzialmente gravi, anche fatali, che è legata appunto all'occlusione di un'arteria. Quando si chiude un'arteria coronaria, tutto il tessuto muscolare che era prima nutrito da questa arteria va incontro a un fenomeno di sofferenza che prima è ischemico e più tempo passa e più diventa un danno irreversibile. Questo spiega il motivo per il quale queste patologie sono considerate patologie tempo dipendenti, perché più tempo passa con una coronaria chiusa e più il danno diventa strutturato. Cioè, quanto prima noi interveniamo o farmacologicamente o meccanicamente con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per riaprire il flusso in quella coronaria, e tanto meno danno faremo al nostro paziente. Allora, dottore, lei accennava un po' ai sintomi, ma vogliamo parlarne un po' meglio. Quali sono i sintomi di questa patologia? Come si manifesta? Dunque, essendo una patologia tempo dipendente, è importantissimo che il paziente e i pazienti sappiano riconoscere i sintomi che caratterizzano questa malattia. Allora, per quanto riguarda la forma stabile, quindi quando c'è un'ostruzione ma non c'è ancora un'occlusione, i sintomi sono quelli del dolore toracico che si verifica sotto sforzo. Quando invece c'è un infarto, i sintomi cominciano a essere molto più importanti. Allora, tecnicamente il dolore è sempre lo stesso dell'angina, quella che chiamavamo angina, che si verifica quando c'è un'ostruzione, ma quando c'è un'occlusione il dolore è molto più violento ed è molto più duraturo. Il dolore tipicamente è al centro del petto, può essere localizzato alla parte sinistra, quindi proprio davanti al cuore, nel precordio, in regione retrosternale, cioè dietro lo sterno, ma si può anche irradiare o comunque manifestare sul lato destro. Molto di frequente il sintomo coinvolge anche il collo, quindi può essere irradiato alla base del collo, quindi alla mandibola, o può essere irradiato, più tipicamente per una tipologia particolare di infarti, nella bocca dello stomaco. Questi sintomi, quando si manifestano all'improvviso e sono, diciamo, abbastanza importanti, e soprattutto quando si accompagnano a un altro sintomo fondamentale, che è la sudorazione, malessere generale, il paziente si sente astenico, sudato, ha questo tipo di dolore, devono indurre
il paziente all'allertare immediatamente il servizio di emergenza. È consigliabile non fare da te, non fare il fai da te, ma chiamare il servizio di assistenza, cioè il 118, per essere trasportato il più precocemente possibile in un centro adeguato per essere trattato, per avere un trattamento efficace di questa patologia. Invece, dottore, per quanto riguarda l'incidenza, quanto è diffusa questa patologia? Beh, purtroppo questa è una malattia che ha una diffusione elevatissima, veramente elevata. È considerata ancora oggi la malattia che ha la più alta mortalità rispetto a tutte le altre patologie, ai tumori, agli incidenti stradali. Se vogliamo avere un termine di paragone, vi do questa piccola informazione. Quando c'è stato, adesso noi abbiamo tutti sofferto e diciamo vissuto questo periodo della pandemia, della Covid-19, allora da quando c'è stata la prima segnalazione, quindi nel 2020, verso dicembre 2020, dei primi casi a Wuhan, a quando fino a pochi mesi fa è stata dichiarata dall'OMS finita la pandemia, il Covid-19 ha causato la morte di 6.930.000 persone, che è un numero spaventoso in 3 anni. Ebbene, la cardiopatia ischemica, abbiamo dei dati aggiornati al 2019 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in un anno, quindi solo nel 2019, ha causato circa 9 milioni di morti. Quindi se facciamo i paragoni capiamo quanto è importante questa malattia. Beh, insomma, una patologia estremamente diffusa e per quello è fondamentale la prevenzione. E anche la nostra trasmissione, che è uno spazio di comunicazione sociale, vuole dare un piccolo contributo per favorire una corretta prevenzione. Bene, noi ringraziamo il dottor Magri per essere stato con noi. Grazie qui a ospite voi. In trasmissione. Se avete domande o approfondimenti potete scriverci all'indirizzo che vedete qui in sovraimpressione. Noi intanto vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie. Grazie a tutti.